Bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Una goduria per gli occhi proprio. Se poi chiudono subito il video c'hanno ragione. Ho acquistato dei prodotti Gisu. Gisu è un brand lanciato da una notissima influencer del nord Europa, che è lei, favolosa. Lei lancia questa linea di prodotti perché il padre apicoltore, la madre parrucchiera, giustamente lei fa dei prodotti per capelli al miele. Mi sembra lineare come percorso. Allora, sono prodotti molto famosi, in particolar modo l'olio. Diciamo che sono dei prodotti pure particolarmente instagrammabili e non nascondo di amare molto il packaging. Io lo trovo stupendo. Ma lasciando stare questo, leggendo le recensioni o vedendo i video recensioni, comunque ce ne fosse uno che dice cose brutte su questo olio, ecco. A quanto pare è un super wow. Io non l'ho mai comprato solo per un motivo. Non amo molto i prodotti con la profumazione del miele. E quindi, siccome ha un suo costo, infatti in questo video dobbiamo capire se vale veramente il costo di questi prodotti, siccome ha un suo costo non mi sono mai voluta avventurare. Tenendo però sott'occhio altri prodotti del brand. Negli scorsi giorni il brand ha lanciato una promozione. Con l'acquisto di qualsiasi prodotto avrebbero mandato in omaggio la mini taglia della maschera per capelli e una boccettina di olio. La boccetta è da 3 ml. Ina. Che sono stati inviati dentro questo pack secondario stupendo. Veramente molto bello, tutto curatissimo. Quindi ho acquistato un prodotto che tenevo sott'occhio da un po', che è lui. Prep Me, Prime Me, Define Me, Propolis Infused. Contiene del propoli. Il propoli è quella cosetta che fanno le api per fare l'alveare. E la mia scarsa e lacunosa conoscenza sulle api termina qui. No, c'è anche l'ape a regina. Basta, non so più niente. È il miele giallo, ma non è detto perché ci sono miele. Vabbè, basta. Questo prodotto, giusto perché contiene propoli e altre cose, promette una serie di cose. Quello che a me ha attirato realmente l'attenzione è stato che intanto diminuisce il tempo di asciugatura, elasticizza di più la piega e promette che la piega rimanga lì per giorni. Ora, su questo mantenimento a lungo della piega io ho seri dubbi di poter dare un feedback, perché allenandomi tutti i giorni a me la piega dura praticamente da Natale a Santo Stefano, non posso verificarlo questo, però su tutto il resto sì. Oggi li proviamo insieme. Mannaggia loro, mi piace il profumo di tutto. Mannaggia, proprio. Non sanno di miele. Cioè, non sanno proprio di miele come si intende in tanti prodotti, che sanno proprio molto, molto carichi. A me quel tipo di profumazione fa venire un fortissimo mal di testa. Allora, sto per applicare la maschera, che come suggerito in confezione terrò in posa dai 5 ai 7 minuti. Do un consiglio prima di applicare la maschera, soprattutto se la applichi fuori dalla doccia, quindi come sto facendo io in questo momento. Prima spazzola i capelli, o meglio ancora con un pettine a denti larghi se hai i capelli lisci come i miei. La profumazione di questa maschera per capelli è pressoché identica alla celebre crema cera di Cupra. Non so se qualcuno la conosce. La usava mio nonno. Sì, mio nonno usava la crema viso. Era un uomo molto vanitoso. Crema viso e profumo. Ma a casa mia tutti hanno sempre utilizzato questi prodotti, poi ci chiediamo come mai io sia così. Per lavare i capelli ho utilizzato il Dimension by Lux, che è il mio shampoo preferito, che è uno shampoo a 70 centesimi. Dopodiché sto utilizzando dei prodotti che costano quello che costano, che equivale a indossare un abito da sera Valentino con l'infradito De Fonseca. Più o meno il paragone può reggere. Comunque la consistenza è molto molto pastosa. No, sui capelli non sa neanche più di cera di Cupra, sa di buono! Sa di fresco, mamma mia, ma che buono! Mamma che... ma è fantastica! Fa un profumo meraviglioso, sa proprio di fresco, di pulito! Ma no che me la sto comprando adesso io, quanto costi? Lo stessa soltanto sulle lunghezze, la lascio agire 5 minuti. Adesso con le mani sporche di maschera io... ci sono riuscita! Non so se ti capita quando devi mettere la pinza e hai le mani sporche di maschera che non riesci... Lascio agire, sciacquo e torno.
Ari, eccomi. Ho sciacquato la maschera. Hai presente quando usi un prodotto e quando lo sciacqui senti i capelli super wow al tatto? Non è il caso di questa maschera. Intanto il profumo è paradisiaco. Non ha poco a che vedere con il miele, devo essere sincera. E dire che era la mia grande, tra virgolette, paura. Prima di asciugare i capelli, che in questo momento sono troppo bagnati, non ho tenuto abbastanza tempo il turbante, utilizzerò questo prodotto che è il Prime. Metto la quantità che ho visto mettere nei miliardi di video che ho visto in questi mesi, perché io da mesi che lo guardo. Io ne metterei un po' di più, però per prima volta, first impression, vediamo. Questo invece come profumazione mi ricorda un po' il Crystal Ball. Qualcuno lo ricorda? Con Crystal Ball ci puoi giocare? Crystal Ball. Ci puoi far cose divertenti? Intanto tolgo l'umidità dalla cute. Allora, è molto importante non saltare mai la parte dell'asciugatura della cute, ancora prima di fare la piega. Adesso finalmente provo l'olietto, che è un 3 ml. Sa di buono, sa proprio di buono, non sa di miele. Se ti interessava un prodotto che sapesse proprio di miele, questo prodotto non sa di miele. È molto ricco, sto sentendo, scivola, che è una cosa meravigliosa, cioè, obiettivamente. È molto molto ricco, quindi attenzione al dosaggio, la prossima volta ne utilizzerò meno. Così come la prossima volta utilizzerò anche meno Prime. Ho ancora le mani unte, quindi bisogna utilizzarne anche meno, quindi qualora io lo volessi comprare, si avvalora la confezione, il travel size, che è un 40 ml. Tiriamo le somme di quello che ho provato di questo brand oggi e come first impression. Ovviamente la prima impressione è molto più che positiva, questo lo devo dire assolutamente e senza pensarci neanche troppo. Credo proprio che acquisterò questo olietto perché al tatto i capelli sono fantastici e i capelli non sono stati messi in piega, sono capelli lavati e asciugati in questo modo. La maschera intanto fa un super profumo ed è veramente confortevole nella stesura, che non è da poco. Non tutte le maschere sono confortevoli nella stesura, soprattutto fuori dalla doccia. Alcune sono molto liquide e tendono a scivolare e sono anche un po' fastidiose da tenere in posa se la vuoi tenere in posa un po' di più. Immagino che sia stata creata in modo così corposo perché funziona anche da impacco pre-shampoo se usata in combo con l'olio, quindi come consistenza sta al centro tra il burro e la crema. Il Prime è quel prodotto che io metterò veramente alla prova. Allora, sulla velocità nell'asciugatura, sì, questo te lo posso dire, perché io l'ho utilizzato sui capelli appena lavati, quindi super bagnati, non ho tenuto il turbante per quei minuti che per i miei capelli sono sufficienti per perdere buona parte dell'umidità e velocizzarmi l'asciugatura. So quanto funzioni nel mettere in piega, voglio vedere anche come si comporta con la piastra e quindi asciugare i capelli così alla San Frasò e poi metterli in piega con la piastra o con il ferro, quindi me la vedrai utilizzare in altri video. Per il resto ha tante di quelle potenzialità che un video solo con una sola applicazione secondo me non basta, la voglio mettere un po' alla prova. Sull'olietto, a prima impressione come stesura, profumo meraviglioso, facilissimo da stendere, ho le mani ancora quasi impregnate di questo prodotto. Guarda, a toccarli i capelli sembrano morbidissimi, mi risultano forse un po' pesanti per il Prime, ho questa sensazione che i capelli siano non pesanti, corposi, cioè mi sembra di... Credo che sia proprio il Prime. Questi prodotti valgono i soldi che costano? Io in quest'istante ti dico sì, fatta eccezione per la maschera. In questo istante per me la maschera non vale quello che costa. Benché abbia un profumo strepitoso, benché abbia una bellissima consistenza, in questo momento con l'utilizzo che ne ho fatto oggi, secondo me no. Poi magari mi sbaglio. È una 25 ml, secondo me riesco a fare almeno altre 3 applicazioni, tra cui almeno 2 volte un impacco pre-shampoo e ovviamente me la sentirei recensire. L'olietto vale la pena? Sì,
come primo acchito ho voglia proprio di dirti sì, ne vale assolutamente la pena. Se hai provato i prodotti Gisù, il tuo commento sarebbe tipo fantastico, ti ringraziare veramente di cuore. Soprattutto se hai provato altri prodotti in gamma, perché ce n'è un altro che mi stuzzica da morire, che è lo spray per le onde. È il termoprotettore. Mi interessava provare anche quello. Comunque, se mi vuoi dare una mano sotto questo punto di vista, te ne sarei grata. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!